In Italia sprechiamo più di 1.800.000 tonnellate di cibo in un anno, quasi 31 kg a testa, e i dati registrano, rispetto al precedente rapporto, un aumento del 15%. Ma questo non è un problema solo italiano. Noi sprechiamo un terzo del cibo che produciamo globalmente, c'è gente che muore di fame, non c'è una contraddizione? Assolutamente sì, è morale, etica e bisogna assolutamente agire. Noi sprechiamo 74 kg di cibo all'anno in media per persona a livello mondiale, questo è inaccettabile. Bisogna assolutamente cambiare con i nostri comportamenti quotidiani, a partire da come compriamo e da come consumiamo cibo ogni giorno. La questione è anche nell'agenda europea. Lo spreco alimentare è sono 33 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, che vuole dire il terzo emettore a livello globale di CO2 dopo la Cina e gli Stati Uniti. Dunque, ridurre lo spreco alimentare significa ridurre un doppio spreco, lo spreco del cibo di cui c'è bisogno e lo spreco di CO2 che immettiamo nell'atmosfera per eliminare lo spreco alimentare proprio. Sprecare cibo significa dissipare energie e risorse o, per avere un termine di paragone più comune, perdere denaro. Le cifre in Italia sono di 7,3